Allo scopo di cercare la morte, cioè la fine della vita. E, c'è molto dibattito sul dire se il suicidio è sempre espressione di una patologia psichica o può essere invece espressione del libero arbitrio di una persona in particolari condizioni o comunque lo ritenga lui. Quindi se può essere anche un fatto normale o è sempre da considerare un fatto invece patologico, cioè espressione di una malattia. Ora, la prima considerazione da fare sul suicidio è che il suicidio è un evento che si è creato quando questa specie animale Homo sapiens ha sviluppato la civiltà. Non c'è nessuno animale altro dalla specie Homo sapiens che si uccida. Anche quello che viene chiamato suicidio di questi topetti che a un certo punto si buttano nel Mar Baltico eccetera eccetera, in realtà è una forma di migrazione in cui poi la disperazione porta a fare dei gesti, ma sono gesti rivolti all'autoconservazione, non all'autodistruzione. Quindi il suicidio accompagna la storia della civiltà umana e si esprime nei vari momenti storici, nelle varie culture, in forme sostanzialmente e costantemente analoghe. Come suicidio della normalità viene, come cosa, cioè di libera scelta, viene riportato il suicidio dello stoico, no? Che purché piuttosto che accettare un compromesso moralmente eccepibile preferisce uccidersi, o come nella filosofia del lavoro del Giappone: mi uccido perché in qualche maniera la mia presenza porta un danno al gruppo di lavoro, secondo quella che era l'organizzazione delle risaie, della coltivazione del riso, e quindi la spiegazione in Giappone che il suicidio è fondamentalmente un atto per onorare certe determinate concezioni. Più in maniera così più semplice, diciamo che il suicidio è un atto grave, molto grave. Noi distinguiamo l'idea di suicidio, la paura di uccidersi, il tentativo di suicidio, il suicidio mancato, il suicidio riuscito. Facciamo delle distinzioni, però fondamentalmente riconosciamo in tutte queste forme un qualche cosa di distorto. Cioè la nostra concezione è che una persona che riesca a venire a capo della sua condizione patologica, nevrotica, psicotica, personologica, che sia, non si uccide. Una persona sana di mente non si uccide. Questo è chiaramente opinabile, però da qui dobbiamo partire, perché altrimenti lo studio del suicidio verrebbe inficiato necessariamente da elementi morali o moralistici che non devono entrare in un approccio scientifico a un evento, a un accadimento, a un fatto, a un'esperienza. Nel campo della patologia, diciamo che l'atto suicidario è più frequente in certe patologie, per esempio nelle patologie dell'affettività, nella depressione, nei disturbi bipolari,
ex psicosi manico-depressiva, ma anche presente nella schizofrenia, nei disturbi di personalità e anche nei disturbi alimentari. Questo quindi è un po' un fatto transnosografico. Possiamo approcciare al suicidio in due maniere: o considerare il suicidio come un elemento, cioè quasi un sintomo di una patologia, oppure invece capovolgere il nostro approccio e partire dall'atto per capire che cosa sta succedendo alla persona in quel momento e perché, fra virgolette, perché, quali sono i motivi per cui arriva a farlo. Il primo approccio è un approccio psicopatologico, diciamo più classico, il secondo invece è un approccio cosiddetto suicidologico, cioè si studia il suicidio per capire qual è il disagio, qual è il rammarico, qual è la sofferenza della persona. Personalmente il fatto di dire che il suicidio è espressione di una patologia lo trovo più corrispondente a quelle che sono le mie concezioni, e quindi il suicidio diventa un argomento di conversazione, di approfondimento col paziente che rappresenta questa ipotesi, anche quei pazienti che non rappresentano questa ipotesi, ma che presentano un disturbo che potenzialmente è foriero di questi atti. Il suicidio può avvenire in tantissimi modi diversi. Molto spesso avviene quando c'è un'alterazione dello stato di coscienza, per esempio sotto alcol o sotto sostanze di abuso, non è diretto il rapporto. C'è dentro di me questo elemento, e questo elemento viene facilitato dall'esecuzione di questa brutta sentenza, perché di fatto il suicidio è l'omicidio di me. Quindi chiaramente c'è una specie di dissociazione fra il me pensante, il me senziente e il me corporeo. Nessuno che si è stancato della vita può dire adesso muoio e muoio, non succede. Uno muore per cause sempre completamente assolutamente indipendenti dalla propria volontà, per cui mettere alla fine alla propria vita è certamente un atto volontario. Si può aiutare una persona a non uccidersi? Sì. È prevedibile il suicidio? Non tanto. Sappiamo dove può manifestarsi. Dove può manifestarsi? Aiutare una persona è molto importante, perché così possiamo effettivamente evitare che arrivi a quel fatto. Ma che si possano essere elementi che siano effettivamente peculiari della potenzialità, del passaggio da una potenzialità all'atto, questo secondo me non è tuttora possibile.